Potevamo prendere una cosa del genere, questa Moto Guzzi, che non è malaccio visto da vicino, eh. TRK? Cos'è questo? Un Kawasaki. Ti piace? Bellissimo. No, no, no. Ciao a tutti, sono Daniele e possibilmente mi conoscete per i video ironici delle pizze. In qualche modo ho già portato video di moto su questo canale. Stamattina sono sveglio dalle 6:30 perché devo andare a ritirare la mia moto nuova. Solo chi ama le moto può capire questa sensazione. Ma che sta di a testa di cazzo? Sì, ma sì. Non le vedrai mai, mai. Ora la rifacciamo. Ma che? Ma il completo magari la Coca-Cola, le patatine, tutto quello. E vedi che qualcuno lo fa sto discorso. Ora vediamo il signore che giubbotto mi regala stamattina. Regalo se veniva un regalo. Ma volevi da solo ogni documento in mano. Volevi, ne approfitto per dirvi di iscrivervi al canale. Ti piace? Bello? Bello, ma non troppo. Quindi non saprei. Hai visto quanti regalini oggi? Oh! Che bel regalino che mi hanno fatto. Fantastico. Cosa mi devi spiegare? Ah, esatto. Questa è la moto. Che moto è? Touareg 660 dell'Aprilia. Perché abbiamo preso la Touareg 660 dell'Aprilia e non questa bellissima Vespa? Cosa abbiamo? Le mappe, la regolazione dell'assetto e le ali per volare. Quelle vabbè non ci servono perché la moglie ci ha vietato di impennare. Mi piaceva farlo ed ero molto bravo. Perché ridi? Perché ridi? Veloce. Visto che nello scorso video mi avete cazziato tutti che ero senza protezioni, ora non più. La nostra bellissima Touareg 660. Si parte. Lì è più dura. E vediamo, così vedo la differenza tra una e l'altra. Grazie mille. Ciao bello. Ciao, grazie mille. Tutto si parte con la nuova Touareg. Noi dobbiamo giusto qui, sì, questo importante. Sì, lo so, sono con i pantaloncini, ma ci sono 40 gradi. Comunque la comodità e la sensazione di guida che vi dà questa moto mi ha folgorato sin dall'inizio. È stato amore a prima guida, anche se esteticamente lo ammetto non è proprio la più bella in assoluto, ma tra le, non dico le competitor perché avevo visto io una CF Moto 800 e una l'abbiamo vista tutti, la Benelli, la Cove 800, signori, non c'è paragone.
la leggerezza di questa moto, mamma mia che bellezza. Comunque l'aria calda si sente nelle gambe, e come se si sente. Hanno messo delle rampe di lancio per lo Space Shuttle. Tutto ciò sono le 11:10. Quando devi arrivare a casa verso le 10:30, 12. Perché ho preso questa moto alla fine? Perché primo, non mi interessa niente della potenza, della velocità estrema, ormai non mi interessa niente, anche perché ho avuto delle moto che mi hanno fatto passare questo sfizio che non deve essere più ripetuto. Non mi interessa avere una moto di grosso di lignata come potrebbe essere una 1200 della BMW, troppo mastodontica, questa è snella, ha un motore che comunque ti dà quella sensazione di guida che diciamo che i suoi, mi sembra, 80 cavalli vadano più che bene per quello che faccio io, anche perché stiamo parlando che, del fatto che ognuno deve comprare la moto in base alle proprie esigenze. Io per fare casa lavoro già questa è tantissima, ma comunque se io la mattina voglio uscire, andare a fare il diretto con la moglie, lo posso andare a fare, cosa che mi sembrava eccessiva, sempre una moto più grossa per fare questo impegno. Eccoci qua, ora si scappa perché devo comprare una potenza. Si stacca. Ci sono da fare un paio di considerazioni personali. Se dovete comprare la moto, prima di fare una classifica in base alle caratteristiche tecniche e a quello che vi dicono gli altri, cercate di provarla, perché la moto va provata prima di essere scelta. Anche se possibilmente vi piace di estetica, la provate e poi non vi piace nel modo in cui deve essere guidata, per questo va provata. Poi ho fatto due conti e visto che YouTube mi paga le visualizzazioni, se questo video arriva a 2,5 milioni di visualizzazioni ci pago la moto. Ma sei scemo? No, già ne sono. Quindi cercate di guardarlo molte volte. Grazie di tutto, ciao, alla prossima.